In via Manzoni a Sassonia di Fano abbiamo notato subito il condominio giusto. Cartelloni e palloncini ci hanno accompagnati dall'ingresso alle scale. Poi, una volta entrati in casa, la faceva da padrona una tavola imbandita da tutti i condomini che insieme ai familiari oggi hanno avuto occhi e cuori soltanto per lei, Giannina Ciavaglia, che festeggia 100 anni. Ancora lucida in gamba, Giannina, rimasta vedova nell'82, si tiene sempre attiva. Ha 6 figli maschi, 10 nipoti e 9 pronipoti. Il suo segreto? Mangiare tanto pesce e avere sempre pazienza. Oggi una grande festa per lei, come sta? È contenta? Sì, sono contenta, sì. Ha visto i fiori, la torta, lo spumante? È un bel traguardo. È vero, è un pensiero dei figli, così hanno voluto. Certo. Ho voluto così, festeggiare. Ecco, 6 maschi, signora, ha vissuto una vita tra gli uomini. Sì, sì, anche a mio padre c'avevo. Perché la vedo, però ho tirato avanti la baracca. È stato difficile, che cosa ha fatto nella vita? Ho lavorato sempre, mi sono andata da fare, ora in un posto, in un altro. Ho cominciato da ragazza, avevo 14 anni, andavo in Finlandia, dopo è passata tutta la guerra, tutto. Ho lavorato sempre, però gli alti e bassi nella vita ci vuole. Giannina, come dimostra anche questo video, ama cucinare e guardare la TV, ma in particolare i programmi di sport. Le partite le guardo tutte, però è l'Inter che mi preme. È la sua squadra del cuore? Sì, sì. Dopo dell'Inter, una volta c'ho la Roma, e la Juventus, sì, però e ci sono troppe specialità, 9 anni a vincere, e Allegri, perché c'è Agnelli che c'ha questi, e pagava, perché 9 anni e si vince sempre, perché pagati, ci rigoi, ci raggiungi. Quindi c'è qualcosa sotto, dice lei. Invece, ma l'Inter faceva i gol e non li faceva valere, perché il primo anno per un punto non ha vinto il scudetto. E adesso, dopo, l'ha vinto. Altra passione della centenaria è giocare a scala 40 con i vicini di casa e i figli. Ma mi fregano. La fregano i figli? Sì. Io faccio la partita, loro vengono giù al pomeriggio, fanno il turno, uno il giorno, quell'altro. Ma loro non vanno giù fino a che non vado giù io. Dopo quanto io ho messo giù le carte, loro le attaccano tutte. Sono furbi. È già che sono furbi. Ma oggi la partita carte può attendere, c'è da festeggiare. Buon compleanno, Giannina.